sono diverse le regioni italiane dove anche durante l'autunno è possibile una vacanza relax o dei weekend, dei fine settimana prolungati. E naturalmente Ischia non è da meno. Ma senz'altro sì, l'isola di Ischia è senz'altro la proposta forse la più allettante proprio nel periodo di settembre-ottobre, perché ha un mix irripetibile, e cioè quello del sole, del mare e delle acque miracolose date dalle sorgenti termali di Ischia. Ischia, con i suoi 340 alberghi, è un'isola per tutte le stagioni e la mia battuta è anche un'isola per tutte le tasche, dalla pensioncina a carattere familiare all'albergo di lusso. Oggi la tecnologia ci aiuta tanto, quindi nella grande rete internet rischia di essere la location più competitiva a livello europeo. È la cosiddetta spiaggia del sud Europa. Quest'anno abbiamo proposto l'Ischia Arte Card, che è una tessera particolare che il turista troverà venendo ad Ischia. Diversi alberghi li hanno anche inseriti nei pacchetti di questo periodo, dove si potrà non solo spostarsi all'interno dell'isola gratuitamente, ma si avranno una serie di accessi gratuiti a alcuni parchi termali ed alcuni musei, e in più si avranno una serie di agevolazioni con una scontistica per utilizzare tutte le potenzialità di Ischia. Oppure nel territorio di Serrana Fontana si può appunto arrivare a piedi percorrendo la spiaggia dei Maronti, che è la più grande, la più lunga di tutta l'isola di Ischia, famosa per le sue fumarole. Come sapete, in molti si divertono a cuocere un uovo sulla sabbia, tra la sabbia, oppure addirittura anche il pollo o altre cibarie. Questo è un luogo della storia, perché qui ci sono delle terme, qualcuno parla che sono state già sfruttate dai greci, ma in particolare organizzate dai romani, che erano bravissimi in fatto di ingegneria idraulica. Allora, qui cosa fa il fango che si ricava da queste terme? Questo fango lo utilizziamo, questo è sia caldo che freddo. Questa è una maschera che viene applicata dal viso al corpo, dopodiché si viene messa al sole per essiccarsi. Una volta asciugato si fa la doccia, e poi facendo il movimento di togliere il fango si ha uno scrub della pelle ed estetico. Cosa contiene? Argilla e acqua. Quest'acqua è salso iodobromica, ottima per chi ha problemi di artriti, artrosi, reumatismi, e viene, diciamo, molto indicata sia per la pelle che per le ossa. Quindi ci sono tutte queste nicchie, no? Questi bagni intestati ovviamente ai romani. Questi bagni sono antiche vasche romane che vengono utilizzate ancora oggi per fare il bagno. L'acqua arriva attraverso questi cunicoli e vede a terra. Il cliente ci si siede dentro e rimane per circa 20 minuti, in modo che la temperatura la regolarizziamo più o meno sui 38 gradi, e si rimane all'interno per 20 minuti, dopodiché il cliente si alza e può soggiornare qui l'intera giornata. Buon lavoro. Grazie. Auguri. E proprio qui accanto, proseguendo questo percorso tra questi canyon, altri canyon, i Pizzi Bianchi. Vi assicuro, un luogo unico che Sereno Variabile ha scoperto recentemente. Finora nel mondo sono 83 le persone che sono venute qui, hanno attraversato questo scenario davvero unico. Sì, in effetti è la conseguenza di eruzioni freatomagmatiche, e col tempo si è depositata una coltre di ceneri, lapilli, bombe vulcaniche di diversa consistenza e granulometria. E la particolarità di queste formazioni a calanchi è che si formano questi pinnacoli, come questo alle nostre spalle, alcuni in basso anche di decine di metri, perché vengono protetti da rocce più dure che non fanno in modo che l'erosione dell'acqua meteorica porti via, dilavi via il materiale. La parte fine, poi, che scende, va a formare i famosi fanghi di Ischia, che sono utilizzati nella cosmesi, nella terapia. Cioè, nei lati, sui versanti, esistono le grotte che erano le case utilizzate fino ai primi del Novecento. C'è da dire però che non bisogna addentrarsi giù, perché diventa estremamente pericoloso, sia per fenomeni comunque franosi,
quindi bisogna scegliere il periodo, e sia perché ci sono delle calate di decine di metri, e se non vengono fatte con attrezzature idonee diventa veramente pericoloso. Anche perché voi avete Indiana Park, no? Che è un il parco avventura che c'è a Ischia. Bisogna allenarsi, diciamo, un po' lì e poi per quelli arditi. Che cosa devono fare? Basta contattare l'info point dell'Indiana Park. Noi organizziamo dei gruppi massimo di 10 persone accompagnate da 3 guide, è un'attività comunque sportiva. Forse è un'associazione. Un'associazione sportiva dilettantistica. Sì. Bene, prima che ci vengano le vertigini, allora andiamo. Saliamo. Solitamente gli isolani sono abituati a dire ai turisti, agli ospiti, qui da noi si può fare il bagno fino a novembre, anche a dicembre inoltrato. Ebbene, noi possiamo confermare che in questo caso a Ischia veramente si può fare il bagno in caso di pioggia o anche eccezionalmente con la neve durante tutto l'inverno. Qui siamo nel territorio di Forio d'Ischia. E questa è la baia di Sorgeto. Pensate, questa baia è famosa in tutto il mondo e passa per essere unica in tutto il pianeta, proprio per le sue particolarità. Arrivano acque termominerali calde, naturalmente, che vanno a incontrare il mare. Guardate queste scene, ecco, queste si ripetono durante l'autunno soprattutto, e sembra di assistere a una scena di uno dei canti della Divina Commedia, ma non si può non venire a incontrare Livio il pirata. Allora Livio, quanta gente porta lei qui a fare questi bagni? Centinaia, migliaia di persone portiamo durante tutto l'anno. Qui si curano le artrosi cervicali, i dolori reumatici in genere, la psoriasis, la malattie di pelle anche. Si curano la circolazione per gli arti inferiori, anche delle fratture, sempre avere un'indicazione dal medico che dà sia per queste sorgenti calde qui di Sorgeto che per le fumarole che invece sono le sabbiature. Ma è vero che anche di notte qualcuno viene? Secondo me l'orario migliore è la mattina presto o la sera tardi, o addirittura di notte, specialmente se si sta in compagnia. Si cura tutto. Un angolo da non perdere a Forio d'Ischia, i Giardini Ravino, un parco botanico unico nel suo genere. E qui siamo all'interno in un locale, come vedete, molto particolare, mediterraneo. Come è mediterraneo il parco, anche se c'è un po' di atmosfera tropicale. Quest'anno c'è stata la mostra del vetro di Murano, però un vetro particolare perché è un ingegnere isolano, un certo Silvio, che ha voluto cimentarsi in queste nuove opere. Quindi il vetro soffiato, queste... con assenza di piombo, per cui è un vetro leggerissimo, certo. Costosissimo. Queste meduse, queste creature del mare. Così. Sì, effettivamente sono esotiche anche dal mare a terra, però... Per allietare un salone sarebbe il massimo che uno possa. Lei ha viaggiato, un ex ufficiale della Marina, ha viaggiato un po' in tutto il mondo. E come è stato contagiato da questa passione per le piante, per la natura e questa collezione che effettivamente è abbastanza pregiata? Allora, il primo input me l'ha dato mio padre, che aveva già lui la passione per le succulente. Poi dopo, quando verso l'Oceano Pacifico. Passavo Panama ogni 3 mesi. Ma lei che faceva? Prendeva i semi? Come principio sì, prendevo solo i semi. Poi quando ho scoperto che una talea, un ramo, può attecchire anche dopo 5-6 anni, a lei è stata una panacea per me, perché ogni volta che sbarcavo all'estero la mia valigia era piena di questi rami. Effettivamente noi siamo avvantaggiati da questo clima meraviglioso che è l'isola di Ischia, specialmente questo lato qui dell'isola dove è esposta a sud. Abbiamo qualcosa come 3-4 ore di luce in più rispetto al porto di Ischia. Cioè. Poi ci sono anche attività vicino alla medicina. La nostra direttrice, la dottoressa Galletti, ha aperto il sentiero sensitivo delle erbe odorose e delle erbe aromatiche. Anzitutto omeopatia, perché questa è la sede dell'associazione
di un grande omeopata che è stato Tommaso Cigliano. Quali attività si svolgono? A parte le mostre della sera? No, ma oltre alle mostre ci sono gruppi folcloristici e gruppi musicali che si esibiscono due volte, tre volte alla settimana. Della Ghironda. La Ghironda, però, qui sono la Ghironda era lo strumento mandolini. Nella musica nelle piazze durante il Rinascimento, alto medioevo, basso medioevo, diciamo, lo strumento popolare. Questi però sono mandolini. Il mandolino rappresenta il popolo napoletano in tutto il mondo. Ah sì, certo. Questa è l'immagine bella del mandolino, colta, perché abbiamo eseguito Donizetti, che era napoletano. E in questa oasi stupenda, qui di Ischia, voi fate qualche concerto, come farete dei concerti anche un po' in giro? Noi accompagniamo i turisti lungo tutto il perimetro dell'isola, quest'isola bellissima, c'è dei posti nascosti che lei conosce molto bene. Che regaliamo al pubblico di Sereno Variabile da Ischia? Ho detto Maria Vasà, che è uno dei brani classici, più... prego.